Io in realtà ho già combinato quello che dovevo combinare, ma sto facendo questa clip adesso perché era arrivato il taxi e non ho fatto tempo a registrare. Quindi muri, buongiorno, namaste, jumbo, amici. Ciao amici. Sì, è una location un po' strana e infatti devo spiegarvi giusto due cosine. Perché voi vi chiederete: ma Sabri, in questo momento dove sei? Che cosa fai nella vita? La risposta è un grande punto di domanda, nel senso che, come potete vedere dalla location, sono nella stanzetta di un... Ehi! Yeah! Potresti presentarti? No! E spiegare perché sono qui abusivamente? Me lo chiedo pure io, guarda! Dai, saluta almeno! Ciao, sono Andre! Non sei Andre! Sono Giulio! Neanche Giulio! Cere? Nemmeno! La gnogna? Neanche! Lo zio? No! Molly? No! Goggo? No! Allora non lo so! Vabbè, io sono a casa! In camera di Pica. In realtà, quando voi vedrete questo video, non so dove sarò, perché i miei video, sapete, escono dopo. E sono qui perché in questi giorni sto vivendo per la sua grandissima gioia. Sì. Ehi, quanto sei gioioso? Vabbè, per la sua piccolissima gioia sto occupando la sua stanza. Infatti, come potete vedere, ho anche comprato il piumone di Minnie, perché qualcuno mi faceva dormire con il sacco a pelo come coperta. Sei tu quello che mi faceva dormire col sacco a pelo come coperta? Perché 50 gradi non si era capito. E niente, quindi in questo periodo sono qui in questa stanza. Adesso ho affittato un appartamento a Milano per registrare dei video, perché non ho nel senso dove posso registrare video. Capito? E niente, oggi che cosa facciamo? Oggi facciamo una cosa molto 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 bella, non so se ho già detto molto, che io dovevo già fare da 2 o 3 volte, però non siamo riusciti ad incastrare tra eventi, tra appuntamenti. Sapete che io sono pazza furiosa di tatuaggi, cioè specialmente i miei tatuaggi che mi faccio hanno sempre un significato, e ce n'è uno importantissimo che devo fare già da un paio d'anni, che è il tatuaggio del Comitato Maria Rita Verga, che è un comitato di un ospedale che supporto sempre. Quando fanno iniziative sono sempre la prima ad andare, e loro tatuano 2 volte all'anno questi simboli, che sono i loro simboli dell'ospedale, di questi bambini. E quindi finalmente siamo riusciti a prendere questo appuntamento. Adesso andiamo Monza, cioè in realtà io ci sono già stata, ma sto facendo finta per entrare nel video, avete capito? Quindi adesso andiamo a Monza e facciamo il tatuaggio e poi torniamo, perché io poi ho un video importante da registrare. Andiamo a Monza? Aspetta! Andiamo a Monza? Tanto sei felice, dai, preparati che andiamo a Monza! Ne facciamo un altro? Però, spoiler! Andiamo a Monza! Andiamo! Dai, andiamo, metti le scarpe! Alice, capisci benissimo che stai facendo finta. Pensavo non si capisse. Ale, sì. Sei pronto? Prontissimo. Fai vedere cosa hai scelto e perché. Ho scelto, dov'è? Eccolo, ah, qua. Eccolo qua. Cos'è? Un bambino che tiene un palloncino. Il palloncino è il simbolo dell'ospedale. Ah, non ho paura io. No, ci sta qua, incastrato lì in mezzo. È perfetto, tu lo volevi fare qua, giusto? Sì. Però essendo un po' più grande, per me qui è perfetto. Sei pronto? Prontissimo. Ah, sì, non va via. No, non va. Ah, vabbè. Fai vedere dove lo faccio io per la prima volta. Guidaci, tutti sporco tra virgolette. Perché giustamente questo è tatuato col cuore e io lo faccio sul cuore. Cuore a sinistra. Sì, sì, il cuore a sinistra. Prima di te lo faccio dalla parte sbagliata. Però vabbè, lo farò qua. Non so se fa male. Spero di no. Fa male, Ale. Quando prima tu. Ora è che io ho paura, non ho mai fatto un tatuaggio. Ah, sì. Di oggi. Oggi. E a proposito di orso, visto che io faccio l'orso, c'ho anche l'orso sulla mia maglietta. Ale, già dormi? Buonanotte, Sabri. Dove sei? Ah, ma ci dormiamo insieme. Questa parola è stranissima, la dico sempre. Ci dormiamo insieme. Riaggomitola però. Riaggomitola però. Come la vuoi? Perché sei brava, che sono... Ho solo un problema con meteorologo. Vabbè, sono 4 anni, non ce la farò mai. Vabbè, appuntamento a più tardi. Sì, insopportabile. Bellino, bellino, bellino. Super bellino. Sì. Non avevo il
microfono acceso, ora ce l'ho e stavo dicendo, per favore, potresti far finta almeno che siamo andati a Monza e non, non è vero. Che sei nella stessa posizione di prima. Abbiamo appena registrato la clip che loro hanno visto prima, l'hanno appena vista. Ti odio. Vabbè, vi abbiamo spiegato. Comunque, visto che per un po', ormai da un po' sono qui, volevo farvi il tour fantastico della stanzetta dove sto vivendo. Finito, è tutto qui. Allora, possiamo dire intanto perché non abiti in una casa, ma dove abiti? Io sto benissimo qua, a casa mia. Non è una casa! È la mia casa, invece. Spiega dove abiti. Alla... No, dai! In via... Numero 3, Taglia. Venite a trovarci. Taglia, dove abiti? In uno spazio dove fanno musica. Spazio diciamo ricreativo. In uno spazio ricreativo. Non è vero, uno studio di registrazione. Ecco, e questa qua è una stanzetta dello studio di registrazione dove abita Pika. Questa è la porta e infatti è insonorizzato. Ale, fai un urlo? Ma da fuori per dentro, ah, no, non okay. Da dentro per dentro. Vabbè, comunque vi faccio vedere le cose bellissime che ha Ale in camera. In questo momento... Tutto il casino che lasci. Sì, questa sono io. Che saluto. E questo è il fantastico bagno che Ale non usa perché non fa la cacca se ci sono io in camera. Ma perché devi raccontare i fatti perché miei? Perché è vero, non hai mai fatto la cacca se ci sono io. Certo, la fai già abbastanza tu per tutti e due. Dai, un giorno fai la cacca mentre sono qua anch'io. No. Ok. Vabbè, dicevo che questi sono dei narghilè. Narghilè. Fumi in narghilè? No. Non so come si accende. Ah, ok, fantastico. Questo invece è un quello. Spazio ricreativo. Uno spazio ricreativo. Questo è il lavandino. Cioè, quando sono arrivata non c'era niente. Poi vabbè, si sa, quando arrivano le donne si riempie di cose. E anche il cestino mi sa che sono stata io. Poi possiamo notare un fantastico stand di biancheria. Non l'avevo visto. Guardate che entra una vasca da bagno. Perché questa stanza è gigante. Non sapevo dove stendere. Con un fantastico manico di scopa attaccato con qui i suoi vestiti che stanno asciugandosi. Sotto c'è una lavatrice e qui c'è la vasca. Cioè la vasca, quello che è, con sempre tutta la mia roba. Poi usciamo, solitamente io allago qua, sempre. E possiamo notare, vabbè, degli ombrelli che ho comprato perché pioveva. Ma e... uno era già mio. Scusami, uno era già tuo e uno mio. Con i giochi da fare nei video. Poi, fai vedere bellissimo lo straccio che ci hanno regalato quando abbiamo comprato il piumone. Ci hanno regalato questo straccio, volevo dirvi che il 6 gennaio è lunedì. E ce l'hanno dato per lavare, per asciugare i piatti a Natale. Posso fare un rutto nel tuo video? Sì. Era piccolo. Beh, certo. Questa è la coperta che ci ha regalato Roby di Snoopy. Questa invece è una copertina di Lego Star Wars, perché qualcuno piace Lego Star Wars. A te sì, non a me. Poi il mio computer, la mia macchina fotografica. Vabbè, un po' di cose mie. Questo è il fulmine che mi piace tantissimo, che appena arrivo accendo. Anche se lui non vuole perché si sprecano le batterie. E quindi sempre la lotta. Qua c'è Gino, che è quello che abbiamo comprato in Uganda. Il pinguino. Come si chiama il pinguino? Pino. Pino il pinguino. Qua c'è Buzz Lightyear, le foto che abbiamo fatto in Uganda e la foto di Zacco che io la porto sempre. Poi c'è ovviamente Woody sullo splendido cavallo Bullseye. Poi c'è Cipitro, no. CP38. No. Aspetta, allora, quello lo so, è R2D2. Sì. C83P. No. Pensa a Willy il coyote. Bip bip. Bip. No. B2K. No. Due volte. BB. Ah, BBC. No. BB8. BB8. Ok, sono arrivata. Qua ci sono tipo tutte le cose mie che sto lasciando in giro perché sto comprando per far roba. I regali di Ale. E poi qua c'è, cos'è, l'incenso che tu accendi sempre. Sì. Ed un, senti pronto, grammofono. Brava. Tanto l'aspettavi. No, pensavo dicessi banjo. Infatti qua c'è il banjo. Non è un banjo. Sì, è un banjo. Sapete che te lo fai sentire come suona bene? Non è un banjo, è un ukulele. Ciao, sono Sabrina e suono il banjo. Attento che mi prendono il copyright per questa melodia. Sì. Vorrei mangiare tutto il giorno della pa... Aia. Bene così, guarda, come se avessi fatto tutto. Grazie. Fai vedere come si suona il banjo. Stavo andando avanti. Poi, qua c'è il Ismaele. Ma che Ismaele? Quella si chiama col Armando. No. Perché allora, questo teschio qua dovete sapere che ha un nome. Certo. E Nicola? Sì. Anselmo. No. Lo sai quelli? E lascia entrare dal 8 gennaio. Perché mi ricordo Ascanio! Ascanio! Bravo! Ascanio. Ascanio, che dobbiamo farlo entrare l'8 gennaio. Poi c'è una luna. Hai
schiacciare il tasto. Ah, ok. Ho sbagliato. Ok, come potete vedere, la luna. Tutte le mie cose che mi sto espandendo, le batterie. Pop che gli piacciono ad Ale di Rick e Morty, dei cetriolini, delle zucchine, boh, cose strane. Non si riesce a capire perché abbia dei pop di cetriolini e zucchine. Cetriolo Rick. I biscotti che mi sono comprata. Tutte le... i giochi della Switch. E tutte le mie cianfrusaglie che lascio in giro. Vabbè, Ale, ma notando tutto il casino che ti ho lasciato, quanto sei felice di condividere con me questo spazio ricreativo? Mi sono caduti i capelli dall'emozione. Lo prendo come sono felice. Molto, sì. Non ho nemmeno problemi con la musica. Comunque, e niente, vi ho fatto vedere la stanzetta dove vivo. Sì, è molto carina. Grazie Ale che mi ospiti. Grazie mille, ti voglio tanto bene. E niente, adesso mi metterò a iniziare a registrare video, perché ho preso un periodo di gran calma. Proprio gran periodo di calma. Però tutto tornerà alla normalità. Vi voglio un bene immesso. Grazie per tutto il supporto. Perfetto, cambia un po' tono. Sto facendo l'outro. Grazie per il supporto che mi date ogni giorno. Ale, vuoi dire qualcosa? No. Grazie. Figurati. Ah, il tatuaggio, devo farvi vedere come è uscito. Aspettate. Questo, se riuscite a vederlo, è come è uscito perfettamente. Raga, mi piace tantissimo. È davvero bellissimo, ma ciò che conta principalmente è il significato. Potrei far vedere anche il tuo? È coperto. Ma perché hai fatto una macchia bianca? Perché si è spiaccicato sulla pellicola. Ah, non ti sei tatuato questa macchia bianca? Spircia. Spirciamo. C'è un bambino con pochi capelli e il palloncino. Perché è un bambino del comitato, ma... Eh sì. Non potresti chiudere il video? Lasciate un like e scrivete in un commento il vostro... preferito. Da qui, da Sabrina Ceresetto è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Linea e vi spacco l'ukulele in testa. È un banjo.